Intanto io, a nome dell'Associazione Culturale Le Muse di Reggio Calabria e a nome dei soci che sono qui presenti a Palazzo Cantarella, noi ringraziamo gli Agesi, perché per la terza edizione le Muse ritornano nella terra delle Aci e sicuramente porteranno con loro un altro ricordo, perché oggi è stato un viaggio accattivante tra fiume freddo, tra Aci San Filippo. Però certo, noi Aci Sant'Antonio ce l'abbiamo nel cuore, in quanto questo gemellaggio che ormai dura da tanti anni e che mi pregio di essere socio onorario dell'Associazione Aci Sant'Antonio riparte, per noi è quasi un nostos, cioè ogni anno è un ritorno in questo luogo. Quindi un ringraziamento va al presidente di Aci Sant'Antonio Riparte, Giuseppe Musumeci, che noi ringraziamo. Quindi un applauso al presidente di Aci Sant'Antonio Riparte, all'amico, al dottore Enzo D'Agata, e poi a tutti coloro i quali aiutano e collaborano in questo evento: Antonio Bonfiglio, Giovanni D'Agata, Sebastiano Romeo, Luca Tommaselli e poi Nunzia, praticamente il cognome con Gignina, e naturalmente tutti coloro i quali sono diciamo coinvolti in questo importante momento. Ma il collante, come voi sapete, è sempre lei, e per introdurre a parlare di questo nostro collante che ormai crea questo ponte, che è un ponte di idee, che è un sodalizio, alle mie spalle tra poco ci sarà un elemento molto particolare. Questo sembra un fregio, sembra un decoro, sembra una pittura, perché l'ideatrice, e tra poco vi spiegheremo perché è stato scelto questo simbolo, emblema un po' di quello che faremo, è l'amica e artista Maria Pia Cristaldi. Maria Pia. E di nuovo vi rinnovo grazie per essere tutti quanti qui, e per la terza volta, come dicevamo con Peppe Livotti, siamo di nuovo qui per riproporre di nuovo la festa delle donne. Quando, Maria Pia, abbiamo parlato con te, abbiamo scelto la tematica, perché ogni anno in occasione della festa della donna si sceglie una tematica su cui sia dissertare sia spiegare quello che è un po' il momento che stiamo vivendo. Subito Maria Pia è stata chiara e sincera e ha detto subito bisogna parlare di integrazione. Ormai siamo una terra di arrivi più che di partenze, ahimè, o magari le partenze sono delle partenze che per motivi in un certo senso anche legati al contingente riguardano un po' noi italiani che poi andiamo fuori per trovare un lavoro, per trovare una sistemazione. Ma ahimè, il problema attuale che stiamo vivendo, soprattutto in una terra di contaminazione come la Calabria e la Sicilia, sono questi continui approdi. E allora, alle nostre spalle, che cosa abbiamo scelto, Maria Pia? Questo è un pannello che ritrae, perché sono tratti dai caletti siciliani, i pannelli che vengono dipinti sui caletti siciliani, però vengono presi dai pannelli dei pupari. E qui è una storia dove parliamo di integrazione. Dicevamo che anche lì si raccontava di Peri, che era un nello, che praticamente è diventato cattolico e già si inizia, entra già nella nostra cultura, che anche quelli di altro colore si integrano con noi. Bene, questo è e questo è naturalmente un elemento che tu hai dipinto, e dove naturalmente già la diversità di pelle, la diversità del colore è già una indicazione chiara di questa società multietnica che naturalmente ci accoglie. A noi il compito di tutelare, o perché no, a volte anche criticare quelle che sono queste continue diciamo questi continui arrivi di popoli che ahimè vivono in condizioni di grande disagio. Ma come in tutte le situazioni che si rispettano, abbiamo praticamente ora un momento dedicato al nostro vernacolo reggino, perché voi sapete che in Calabria vi è il vernacolo reggino o rigitano. Io chiamo qui la poetessa Pina Verducci, che in dialetto calabrese vi racconta
che cosa sta vivendo la nostra terra. E quindi pregherei anche alle due maestre, abbiamo le Annalisa e Laura Bellisi, facciamo un applauso, che ci accompagneranno al pianoforte e anche al violino, di fare un accompagnamento. Prego signora Pina, io terrò il microfono proprio per un problema di diciamo logistico, e ci leggerà questo suo testo che ha per titolo Donna Coraggio. Pina Verducci. Donna Coraggio. A terra onde se nasce in tutta l'umanità, e un posto che lei sta al tuo cuore e mai si dimenticherà. Poro se si vive, se n'ha una setta fatta di legno e cartoni, c'è l'anima da famiglia che ti faccia sentire come un leone e ti consiglia dentro decisioni. Un dramma da guerra martirizza le popolazioni, i tassa stremati, miseria e fame. Tutti cercano di integrare un fardello di problemi, di cultura, di mentalità, si può una donna in cerca di libertà. Un viaggio non è affrontato con mezzi speciali, ma con vecchi barchi e gommone da riparare, guidate da scafisti senza scrupolo di ciò che può capitare. Giovani, uomini, donne, ragazzi e bambini in cerca di speranza trovano in te scafisti i suoi ausili. Ammassate come merci, sti poveri disperati non si possono manco lamentare, hanno paura che possono essere intata a mare. Oh donna, che coraggio che avresti, ma frutto viaggio sopra il nuovo comune, incinta e di qua sono mesi, senza famiglia e senza protezione. Durante la traversata la tempesta si mutava, e tua madre cadero tante persone, che sapeva notare se salvava, o no, tuo Mediterraneo si abbassava. Fu un momento di disperazione, e un tuo cuore di paura si inchiò. Mandò tuo grembo tuoi, forzava la vita e capreghera implorasse a Dio. Fu così che la nave papestava e i marinari d'un naufragio mi salvarono. Dopo poche miglia di navigazione a Sicilia, da spiaggia mi sbarcavo. Quando a terra ti topete toccasti, un signore ringraziasti. Eri stanca, estremata, ma ti riteniste tanto fortunata, perché superasti questa difficile traversata. Donna coraggio, io ti voglio intitolare, perché poco dopo tuo figlio nascì in ta spiaggia do mare. Donna coraggio. E questo insomma per dire quello che è la realtà che noi stiamo vivendo, ma anche di realtà diverse legate alle donne. Sapete che questo evento vede dall'anno scorso la presenza del liceo artistico Basile, e quindi naturalmente Emilio Greco, scusatemi, Basile, perché ancora sono palermitano essendo stato due giorni fa a Palermo, e quindi la presenza del liceo artistico Greco, e con una docente della scuola che ha coinvolto i ragazzi, che è la professoressa Francesca Di Mauro. Io vorrei chiedere subito alla professoressa una cosa. Intanto si sa che a volte, devo essere molto crudo, professoressa, a volte facciamo anche le nostre classi con ragazzi e ragazze stranieri. A volte riusciamo a far sopravvivere la scuola italiana, bisogna anche dire questo, io ne parlo da docente, perché all'interno del gruppo classe vi è magna pars di allievi
che naturalmente portano anche il loro bagaglio umano, esperienziale, e servono addirittura a volte anche a fare numero, dobbiamo dire. Però sono i ragazzi più creativi, gli stranieri, rispetto ai nostri, hanno delle motivazioni maggiori, sono molto più spinti. Ecco, io vorrei sentire innanzitutto da lei intanto di che cosa si occupa a scuola e qual è la sua esperienza proprio attinente a questo mondo che vede l'integrazione scolastica, appunto. Buonasera. La scuola più di ogni altra cosa è il raccoglitore di esperienze, di realtà. Lei dice ci sono stranieri all'interno delle classi, sai che noi non ce ne rendiamo conto, perché quando arrivano i ragazzi stranieri ci accorgiamo dopo che sono stranieri, per noi sono tutti uguali. I ragazzi sono i primi ad accogliere quello che parecchie volte viene considerato diverso, da noi non esiste. Nelle nostre classi ci sono diversamente abili, ci sono ragazzi stranieri, ci sono ragazzi adottati. Addirittura i ragazzi adottati parlano tranquillamente della loro integrazione nel nostro paese, l'integrazione delle loro famiglie. Cioè noi insegnanti cerchiamo di sdrammatizzare tutte quelle cose che potrebbero far apparire diverse agli occhi degli altri ragazzi. Cose normali, perché noi spieghiamo sempre ai ragazzi che la diversità non sta nella razza, non sta nel colore, il cuore ha un unico colore, e quindi loro, devo dire, noi abbiamo ragazzi meravigliosi, anche perché partecipano a tutte le manifestazioni che riguardano il sociale, che riguardano ogni forma, cioè manifestiamo contro ogni forma di violenza di genere, di discriminazione. E naturalmente su questo argomento la scuola ha le sue responsabilità con la famiglia, quindi 50 e 50. Da noi arrivano ragazzi con problematiche veramente enormi, sono tanti anni di insegno, la mia materia, le materie sono materie artistiche, quindi io sono a stretto contatto con i ragazzi. E devo dire che nel tempo parecchi si sono aperti, parecchi cercano di far uscire le loro problematiche, non sono solo i ragazzi stranieri che li hanno, cioè anche i nostri alunni. Un'altra domanda che le volevo porre, inversamente proporzionale ai canoni di un tempo, probabilmente oggi la creatività è molto più al femminile rispetto a un tempo. Un tempo vi erano delle restrizioni, insomma, l'uomo artista aveva una sua, no, era sicuramente quell'artefice di quello che poi naturalmente diventava la bottega, dove gli apprendisti non erano mai donne, è stato sempre ed esclusivamente un feudo maschile. Oggi assistiamo, specie nella comunicazione artistica, a un'inversione di tendenza. Lei, con la sua esperienza liceo artistico greco e con anche una visione più che altro diametralmente opposta alla nostra Calabria, che cosa ne pensa? Io devo dire che le donne ci sono sempre state nel mondo dell'arte, solo che venivano tenute all'oscuro. La donna era considerata un essere inferiore, quindi non poteva nemmeno mettere in luce la sua arte. Ma c'erano comunque tantissime pittrici anche nell'antichità che purtroppo non sono state conosciute perché non le era permesso. Naturalmente oggi il liceo artistico, diciamo che è una scuola femminile, perché la maggior parte sono donne, sono ragazze. Comunque l'arte non... Ho già detto una cosa, la maggior parte sono donne, quindi sono ragazze. Come vede, insomma, torniamo poi alla domanda di partenza. Perché avviene questo? Avviene questo perché nel passato naturalmente rimanevano all'oscuro. Quando poi hanno potuto scegliere, le donne hanno scelto di praticare l'arte, è successa la cosa inversa, che è stata ritenuta quasi l'arte femminile, quindi i maschietti. Diciamo che si apprestano al liceo artistico quelli più sensibili, quelli che hanno un marcio in più, secondo me. Anche perché quando noi insegniamo, no, sulla storia dell'arte al femminile, le nominiamo sempre Artemisia Gentileschi, che poi insomma è l'emblema di questa figura di vita al femminile, o nominiamo per esempio Natalie Goncharova, che rappresentava il suprematismo russo, che era la moglie di Larionov, che era un artista che rappresentava nelle avanguardie del Novecento, tanto per intenderci, quella che era la scomposizione dei piani, come se fossero dei raggi. Immaginate una pittura scomposta attraverso dei raggi.
ma questo lo faceva anche per emulazione, essendo vicina a Larionov, che era appunto il marito. Una cosa che le voglio dire, le difficoltà nel lato artistico, una difficoltà di un ragazzo e la difficoltà di una ragazza, oppure se le difficoltà sono simili nella diversità? Non ci sono differenze assolutamente, perché ci sono la creatività è sia maschile che femminile. Ci sono ragazzi bravissimi e ragazze bravissime, ma non dipende naturalmente dal sesso. Quindi l'arte, che si avvicina all'arte, i nostri alunni, devo dire, io faccio le statistiche, quasi tutti sono aperti anche al mondo della musica, della danza, del canto, quindi amano, diciamo, tutto quello che è artistico, non solo il disegno, la pittura, l'espressione artistica. Quali sono i ragazzi qua del liceo artistico? Dove sono? Ce n'è qualcuno? Sì, venite un maschietto e una femminuccia, venite qua. Visto che fate un applauso, perché non lo sapevano e quindi noi li coinvolgiamo con questo momento. Allora, una da questa parte e il maschietto lo mettiamo accanto alla prof. Tu ti chiami? Cucchiara Giorgio. Giorgio Cucchiara, che scuola fai, che classe fai e che indirizzo sei? Sono quarta BS del liceo artistico Emilio Greco e arti figurative. Io ti vorrei chiedere, avendo una compagna di classe che appartiene a un'altra nazione, a un'altra zona, a un'altra cultura, a un altro periodo che è lontano dal tuo, qual è il tuo approccio? Può essere l'approccio qualsiasi che io avrei con una ragazza del mio stesso paese. Anzi, io cerco in qualche modo di fargli conoscere le mie culture, la mia società come è composta, come lei prova a farmi conoscere un po' del suo paese, di quello che viene, un scambio sociale. E come ti immagini, che cosa dovrebbe fare secondo te lo Stato per accogliere dei ragazzi, delle ragazze? Facciamo vedere insomma come le nuove generazioni, ecco, il futuribile, che cosa vorrebbero? Magari mettere un po' a loro agio i ragazzi quando arrivano nel nostro paese, perché purtroppo alcune persone hanno ancora un po' la mente chiusa e quindi hanno un approccio abbastanza restio a questi ragazzi. Invece dovrebbe essere tutto molto più aperto e quindi accoglierli come se fossero, parte di noi. Avete visto i ragazzi del liceo artistico come sono, come hanno le idee chiare, non sanno solo comunicare manualmente, perché a volte si pensa, no, che sono dei comunicatori visivi e a volte sono resti a entrare in contatto tra di noi. Quindi hai detto delle cose vere e autentiche, come credo che tu ti chiami? Salvatore Valenti. Salvatore Valenti, allora il tuo approccio nei confronti di una compagna o anche di un compagno straniero, qual è? Allora, io mi comporto in maniera molto naturale, perché appunto non vado a distinzioni né di aspetto, né di religione, né di provenienza. Quindi sono aperto a tutte le conoscenze, perché sono del parere che conoscere gente con modi di pensare diversi e provenienze diverse è un arricchimento per la nostra mente, per la nostra conoscenza. E se tu fossi politico per un giorno, che cosa faresti per l'integrazione per gli stranieri? Allora, domanda. Direi che la responsabilità principale è di curare gli approcci con gente strana non va proprio alla politica, perché prima di tutto è la società che deve iniziare comunque a fare dei passi avanti verso queste persone. E quindi un politico potrebbe soltanto incentivare, diciamo, la società a fare questi passi. Tu pensi che questo è un primo passo importante, il fatto stesso di parlarne anche con voi o no? Sì, certo. Ok. Questi sono i vostri giovani, grazie a voi. Quindi, professoressa, buon lavoro. È arrivato in questo momento il sindaco di Agi Sant'Antonio, che noi chiamiamo naturalmente. Prego, dottore Caruso, le diamo il microfono. Stavamo parlando delle eccellenze dei ragazzi, ecco, del liceo, come si integrano all'interno poi del gruppo scuola e come la scuola serve a promuovere quelle che sono le interazioni
tra questi popoli, queste partenze, questi arrivi che a volte un po' stravolgono l'ordine delle cose. Prego. Molto buonasera a tutti, complimenti per la bellissima serata organizzata, purtroppo sono arrivato in questo momento, ma già l'affluenza dice che è bene organizzare queste cose, è bene incentivare il territorio. Ovviamente ringrazio l'associazione Ci San Damiano Riparte perché dà questa possibilità, ripeto, di crescita del territorio. Ed è importante anche l'argomento che stasera stiamo tentando di affrontare. Che si parla tanto di immigrazione, si parla tanto di integrazione, si parla tanto di volontà di poter inserire questi nostri fratelli nel nostro territorio, ma sappiamo benissimo che le difficoltà sono grandi e sono soprattutto grossissime. In un momento particolare che sta vivendo la nostra società, dove c'è una mancanza, secondo me, di valori, una mancanza di punti di riferimento sostanziali. E partire dalle scuole, mi allaccio alle domande che lei giustamente ha lanciato così, sicuramente rappresenta un punto di forza, perché le scuole, i nostri figli, diciamo i giovani, sicuramente hanno quella coscienza che a volte noi uomini, noi diciamo gente matura ci siamo formati, ma loro ancora hanno questa sensibilità che noi dobbiamo cercare di far emergere. E attraverso, ripeto, questi momenti, attraverso anche queste iniziative, io prendo spunto perché anche la nostra scuola qua di Sant'Antonio, i nostri istituti scolastici hanno tentato in qualche modo di portare questa esperienza di integrazione attraverso dei progetti. Noi abbiamo nel nostro territorio da diversi anni la presenza di uno SPRAR che ospita circa in media una trentina, sono 29 quelle che noi possiamo, sono utilizzati, ci stanno momenti in cui sono di più, sono di meno. E questa realtà, che a volte viene vista come una realtà marginale, è riuscita in certi aspetti ad essere in parte integrante attraverso queste iniziative che la scuola nostra ha portato avanti. Sono iniziative importanti, sono iniziative che fanno anche scoprire le terribili esperienze che hanno vissuto queste persone, perché la maggior parte dei casi sono giovani che si trovano in una, diciamo, terra straniera, a volte si trovano anche in difficoltà oggettive, ma questa forma di integrazione che stiamo tentando sicuramente rappresenta anche per loro un punto di inizio di collaborazione e di integrazione. Chiedo scusa, una domanda che le volevo fare, Sindaco. Il problema, ecco, per un amministratore, per chi amministra, insomma, oggi un po' nell'opinione pubblica si è sempre contro gli amministratori, non sono amministrato, l'hai fatto così, l'hai fatto così, in tutte le realtà, eccetera. Ecco, nei confronti, ecco, di queste masse di stranieri che arrivano e che invadono, tra virgolette, le città, lei da amministratore, la prima cosa che le viene da pensare, da risolvere, qual è al momento? Allora, lei sapendo che potrebbe essere attaccato, sapendo che, perché poi ci sono queste in questi giorni purtroppo anche il nostro territorio ha avuto una, diciamo, una forma di attacco particolare, soprattutto sulla frazione Santa Maria della Stella. È circolata una notizia, una bufala, diciamo, di una possibilità di arrivo di circa 80 extracomunitari. Ah, ecco, quindi siamo proprio legati. All'improvviso, già, ovviamente, io capisco le perplessità e le preoccupazioni da parte dei miei concittadini, si sono attivate tutte le procedure per addirittura si cominciava a minacciare l'installazione di barricate per evitare, capisce benissimo, ci sono situazioni in cui capisco anche le difficoltà, perché è normale, non in un paesino come il nostro, 18.000 abitanti, già ospita una trentina, ospitare altre 80 persone diventa sicuramente, però c'è ancora questa tendenza a poter trovare questa, diciamo, forma di chiusura nei confronti di queste persone che vengono ospitate nel nostro territorio. Gli amministratori, purtroppo, io dico che siamo il parafulmine di tutte le situazioni in questo momento in cui le risorse a disposizione sono quelle che sono, purtroppo devo dire anche sia la regione che lo Stato a volte non è molto vicino a noi sindaci e noi amministratori. Noi cerchiamo in tutti i modi di
essere dalla parte di chi ha ragione. In questo momento devo dire che hanno ragione giustamente noi miei concittadini, perché è giusto che ci siano queste perplessità, però non possiamo essere, diciamo, per partito preso contro una situazione. Dobbiamo capire che ci sono situazioni, queste situazioni vengono affrontate nel modo giusto, dobbiamo avere i mezzi, a volte che non abbiamo, per poterle affrontare, perché è semplice dire accogliamo, ma non abbiamo neanche le strutture a volte adeguate per poter accogliere questi, diciamo, queste persone. Ripeto, io devo dire però una cosa, Agi Sant'Antonio ha dimostrato in questi anni di avere una maturità che altri paesi non hanno avuto, perché questa forma di accoglienza è avvenuta, c'è stata, e devo dire che quello non è mai successo niente di particolare che possa far credere che noi siamo chiusi nei confronti di questa realtà. Ripeto, bisogna fare in modo che tutto venga fatto con certi criteri e soprattutto con certe garanzie da parte di tutti. E noi siamo qua a tutela di questa situazione, a tutela di quello che può succedere. Grazie Sindaco, grazie. Professoressa, quindi come dobbiamo tornare a casa stasera? Convinti che anche la scuola? La scuola è importantissimo, il supporto che può dare all'integrazione, perché noi ne parliamo tutti i giorni, ma non solo io che mi interesso di arte, di pittura, ma anche tutte le altre insegnanti e insegnanti. Quindi la scuola deve dare un supporto forte, parlare con i ragazzi e oltretutto i ragazzi poi portano le discosse alle famiglie. Grazie a lei, grazie alla professoressa Francesca Di Mauro, dell'Università di Sicilio Greco. Grazie ancora. Bene, adesso invece continuiamo perché abbiamo degli ospiti, oltre alle sorelle Pennizzi, che è un piacere avere qui, sono anche le nostre concittadine. E abbiamo anche un chitarrista che è Luca Marino, li ho invertiti i nomi. È un chitarrista classico, un maestro, eccolo qui, che ci farà ascoltare un brano. Un classico, bellissimo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono Andrea Luca Marino e stasera vi farò ascoltare due brani. Intanto iniziamo magari con uno, ed è Se è la pergunta, che è di un chitarrista famosissimo che è Armando Alessa. Thank you.
noi ringraziamo il nostro maestro Andrea Luca Marino, il quale praticamente ha eseguito con la chitarra classica, che cosa? Sera perduta, l'avevo già detto poc'anzi, che è un brano di un chitarrista spagnolo, che è di Armando Reis. Il brano successivo, non so, magari lo facciamo adesso, è un brano che nasce fondamentalmente per il pianoforte. Il titolo magari non dirà nulla, però poi ascoltandolo si capisce bene quello, che è River for You. È un brano che ha suonato un pianista famoso, che è Yurma, ed è stato riarrangiato per la chitarra classica, appunto. Buon ascolto con il maestro Andrea Luca Marino alla chitarra classica. Grazie al maestro Luca Marino, grazie e complimenti per l'atmosfera che ha creato qui nel palazzo. Dovete sapere che è appunto questo palazzo ospita stasera una mostra. Abbiamo chiesto ai nostri artisti di confrontarsi sul tema dell'integrazione. Certo, noi avremmo potuto dirvi insomma che cosa hanno fatto, intanto guardando i quadri che ospitano poi questo palazzo, che è veramente interessante anche per quanto riguarda, ecco, la logistica, come si presenta l'impatto, eccellente da questo punto di vista. È un luogo di cultura, quindi è chiaro che i quadri stanno nel luogo giusto, ma noi chiameremo gli artisti con il quadro che verrà proiettato alle mie spalle affinché ognuno di loro dica brevemente quello che ha realizzato. Quindi, in una maniera molto, molto veloce, in effetti quello che voi avete visto nelle tele di grandi e di piccole dimensioni emerge che cosa? Emerge quello che è o il dato di natura o quello che è il dato del dato dell'umanizzazione della donna. Spesso questa donna, io notavo prima entrando, voi la troverete sempre in delle posizioni molte volte anche di spalle, quindi questa mancata, no, accettazione di quello, di quella che è anche a volte una condizione di inserimento in un determinato contesto. E poi la cosa molto interessante è che tutte le opere hanno quasi sempre, pochissimi casi isolati, non esiste sempre la figura, no? Cosa che insomma inversamente proporzionale oggi si tende un po' a strarre. Quindi questo senso di umanizzazione della figura ci porta a cercare di narrare questi rapporti di storie di donne e di integrazione. Partiamo con il primo quadro, vediamo l'artista che capita. Allora, iniziamo con Francesco Logoteta, giusto? Che è di Reggio, quindi prego.
così brevemente ci dice poi i quadri che noi non conosciamo. Gli artisti che riconoscono i propri quadri e facciano un pochino, facciano avanti. Allora, sembra un po' un vaso di Pandora probabilmente, no? Che cosa hai voluto realizzare? Ma il concetto è molto chiaro, è una donna che è in attesa. Giratevi verso la telecamera. L'emozione, una donna in attesa che grida all'orecchio del mondo, tra virgolette, e rappresenta, ti porta in grembo diverse figure, grida al mondo intero, uguaglianza, diritti, tutto questo. Concerto, insomma, l'essere umano, infatti, come vedete, l'orecchio in alto e poi questa forma quasi embrionale di questo corpo di donna che naturalmente essendo piegata, perché la donna non dovrebbe avere volti e quindi preferenze tra virgolette per i film. Grazie all'artista Rototeta, grazie. Continuiamo. Secondo quadro. Questo è invece un quadro sempre di un'artista regina, che è Grazia Papalia. L'artista non è presente qui e quindi, come voi potete notare, l'abbraccio, no? L'abbraccio che non è un abbraccio di integrazione, ma è un abbraccio dove si mantiene la propria identità di appartenenza, in questo effetto, insomma, che riproduce l'immagine in diagonale e che rende un po' l'immanenza della figura rispetto al contesto. Altro quadro. Questo è del liceo artistico e infatti professoressa, questo è uno dei quadri di ragazzi. Solo che l'autore non c'è. Diciamo che questo l'hanno realizzato nel periodo natalizio e rappresentavano la famiglia. La famiglia così è quasi evanescente, proprio perché c'è la perdita dei valori. Cioè rafforzare il senso della famiglia non solo durante le feste, che si ci riunisce, si ci rivede, cioè la famiglia deve essere sempre, ogni giorno, è festa ogni giorno, perché ogni giorno la famiglia si dovrebbe riunire, specialmente a tavola e parlare, specie con i ragazzi che hanno tanto bisogno di parlare con i grandi. Bene, naturalmente, grazie. Quest'anno abbiamo detto che il tema era integrazione e immigrazione, però molti degli artisti non hanno puntato proprio il quadro col tema esattamente di immigrazione. Anche perché questo non ve l'abbiamo detto, questo è un momento di interazione con Argent Antonio Riparte, perché poi ci sarà un altro ritorno nel mese di luglio. Dobbiamo ritornare in estate, di farla molto più in grande, ogni artista porterà il quadro in concorso e potrà presentare anche altri quadri e potersi conoscere di più. Signor Sindaco, preparati, perché in estate ci saremo ancora. Ecco. Andiamo avanti col prossimo quadro, grazie Antonio. L'artista è presente in sala, che Adele Leanza, sempre artista regina. Allora, che cosa hai voluto realizzare? Insomma, è un emblema più grafico, no? Sì, è astratto anche come figura. Io ho voluto rappresentare la parte, diciamo, la donna che nella società di oggi si deve un po' diventare maschile. Cioè la parte maschile deve rappresentare di se stessa per potersi affermare. Difatti il viso ha una parte, quella parte con i pallicelli, è una donna, però si espone di più la parte maschile per poter, diciamo, affrontare diversi ostacoli che ci sono per poter salire i gradini sociali. Ecco perché c'è questa diversità, che è un po' una specularità simmetrica, sì. Perché poi è divisa da questa linea che frange, diciamo, poi l'immagine iconografica. Sì. Grazie Adele Leanza, altra tela che noi vedremo. Questo è un altro artista regino che si chiama Pier Filippo Bucca. È realizzato con la tecnica del pastello acquarellato e della matita con l'ausilio dell'aerografo, quindi di un medium che oggi appartiene un po', che sostituisce la classica pittura da cavalletto o il pennello, e
naturalmente questa immagine, che poi quasi un'immagine dicotomica tra l'essere, ecco, questo essere femminile quasi vampiresco e al tempo stesso questa mancata accettazione del sé in contesti altri, e poi insomma queste lucidature quasi metalliche, quasi a mo' di patina, e da notare questa strana acconciatura, che sì, acconciatura, ma diventa al tempo stesso quasi se fosse ecco, una identificazione, come posso dire, quasi geografica di appartenenza, che è stata realizzata proprio come con questa architettura, no? Questa corona, che in effetti corona non è, questa gestione, ecco, della composizione, come Bucca appunto ha voluto realizzare i suoi intendimenti. Andiamo avanti, ecco un'altra opera. Questa opera che voi vedete alle mie spalle porta e conduce qui nella terra delle Arci una contaminazione, insomma, della Calabria in senso molto più ampio, perché noi siamo di Reggio Calabria, noi di Reggio Calabria, come collaboriamo con voi, collaboriamo spesso con un'altra famiglia culturale che si trova in quel di Catanzaro. E sapete che quando le famiglie si incontrano si frequentano, no? Ci sono queste frequentazioni continue, e con noi stasera è qui è un artista che ha realizzato questa tela, è una presidente dell'associazione Arte Club di Catanzaro e direttrice della Galleria Zeusi, sempre di Catanzaro, la signora Marisa Cicchitano. Allora Marisa, intanto bellissimo questa visione acquatica di un abbraccio che vive di queste trasparenze e questo gioco. Ecco, lei solitamente utilizza questa caratteristica di trasparenza, di compenetrazione di colore e figura. Questo quadro che cosa rappresenta per te, che cosa hai voluto rappresentare? Intanto il titolo è Piccola Stella, rappresenta ciò che viviamo tutti i giorni, l'immigrazione, questo bambino africano che si trova nelle acque del Mediterraneo ed è protetto da quelle braccia, dalle braccia affaticate, cerca di sorreggere questo bimbo, quasi come se volesse dire la vita continua. Io in questo momento stavo pensando una cosa, dicevo, questo non è un bambino, un po' come fece un grande artista e surrealista, René Magritte, sull'opera, gli scrisse su un'opera, se ne fa un bimbo, questa non è una pipa, perché effettivamente non è una pipa, era un'immagine, era idea, e qui è la stessa cosa, non è un bimbo, ma è un'immagine. Però cosa voglio dire? Che in questo momento, in questa serata che ricorda la donna, mi viene in mente una grande artista, l'artista di tutti i secoli, di tutte le razze, di ogni religione, di ogni cultura, quella grande artista che è capace di realizzare una grande opera, l'opera della vita, il bimbo. Che scultura più realistica di questa? Penso che... Vorrei, oltre a manifestare questa, insomma, a decantare le donne e di altre culture, vorrei parlare della donna in generale e della storia dell'arte. Un po', sì, un po' la professoressa ha accennato che la donna nell'arte è stata sempre all'oscuro, praticamente è stata sempre nascosta, ma è sempre esistita l'arte al femminile. Io ho scritto qualcosa, perché dovete perdonarmi, ma l'emozione mi gioca brutti scherzi, quindi per evitare di perdere il filo io l'ho convinta a venire. Oggi mi ha detto, ma tutto quello che mi hai detto era proprio tutto vero, perché a volte quando raccontiamo le cose, no,
dice enfatizza, fa eccetera, che mi diceva ma tutto quello che mi hai detto, queste agi così, perché sì, insomma capite bene che da Catanzaro in su e, si viene in Sicilia per vacanza, non si viene per un giorno. Lei è venuta già da ieri a Reggio, ha dormito a Reggio, stasera dormirà a Reggio e domani ritorna a Catanzaro, quindi basta solo questo per dire che insomma quando le cose si vogliono fare vi basta crederci. Per questo ringrazio tutti i presenti e devo dire anzi che ci sono delle opere bellissime, quindi i complimenti a tutti gli artisti. Allora, quello che voglio dire è che la scena artistica è ricca di donne che si sono distinte nel mondo dell'arte. Già Plinio il Vecchio ci riporta alcuni nomi di pittrici greche come Calipso, Aigaia e Olympas. Probabilmente la componente femminile nel mondo dell'arte è stata sempre presente. Esse forse sono state sempre esistite da quando esiste l'uomo, ma fino al XVI secolo il loro contributo, la loro effettiva presenza documentata nella storia, rimane poco visibile, forse quasi nulla. C'è però da sottolineare che nel Medioevo gli artisti, sia uomini che donne, raramente erano menzionate, perché essi erano considerati degli artigiani e raramente firmavano le loro opere. Però dal Rinascimento all'Impressionismo le cose cominciano davvero a cambiare. Ad esempio, Artemisia Gentileschi, che tu hai accennato, pittrice italiana di scuola caravaggesca, vissuta durante la metà del XVII secolo, aprì la strada alla nuova ideologia, che non solo gli uomini potevano ricoprire il ruolo di artisti, ma anche le donne. Suo padre era il noto pittore Orazio. Da questi Artemisia riprese il limpido rigore disegnativo, innestandovi una forte accentuazione drammatica ripresa dalle opere del Caravaggio. Negli anni 70 del secolo scorso, Artemisia, a partire dalla notorietà assunta dal processo per stupro da essi inventato, perché sappiamo tutti che Artemisia è stata la prima donna che riuscì a denunciare la violenza subita addirittura dall'amico fedele del padre, e quindi è stata una donna coraggiosa. Anche se poi è diventata, secondo le usanze diciamo del tempo, era una donna di faccia in costume, poi alla fine, perché poi la colpa è sempre della donna. E diventò così il simbolo del femminismo internazionale, con numerose associazioni ad esse intitolate. Contribuì all'affermazione di tale immagine la sua figura di donna impegnata a perseguire la propria indipendenza e la propria affermazione artistica contro le molteplici difficoltà e pregiudizi incontrati nella sua vita travagliata. Ma non soltanto Artemisia era un artista diciamo femminile, un artista di quei tempi, ce ne sono state altre anche nel mondo oggi, nell'arte contemporanea. Infatti possiamo ricordare altri artisti che contribuirono a portare alto il lavoro infallibile di tanti artisti italiani e non, come Sofonisba Anguissola, Daria Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Giuditti Leister, Rosalba Carriera, Elisabetta Vice Lesbian, Angelica Kuffman, Mary Cassatt e Verte Morrison. Scusate, ma è l'emozione. Grazie Marisa Cisquitano, grazie ancora e buon ritorno. Che poi siciliani, che c'è? No. Ora basta, ora con dico io. Voglio sentire le sorelle che ti conosco ecco. Solamente, ma non le ho mai ascoltate e non le ho mai ascoltate, per cui ora voglio deliziarvi con loro. Cosa ci fate ascoltare? Un'aria da camera. È un'aria da camera, qua siamo in camera, giusto, va bene. Di Vincenzo Bellini, si chiama Zenfiro. L'abbiamo riadattata per violino e pianoforte, perché in realtà è un canto e pianoforte. Bene, va bene, allora ascoltiamole. Thank you.
grazie. E così, così l'ho ascoltato anch'io, me ne hanno solamente parlato. Bene, adesso Giuseppe, io direi di chiamare uno dei nostri poeti, che c'è Nicola Racini, che scalpita, forza Nicola, vieni qui, e ci dà una bella sua poesia. Nicola scrive molte poesie, viene sempre alle nostre manifestazioni. Stasera cosa ci fai ascoltare? Ah, oggi è il suo compleanno, oggi è il compleanno dei poeti. Auguri! Anche Carmela Cuccari, che mi ha mandato delle poesie, non c'è perché è il suo compleanno. Io allora, dicevo questo della donna, mi portiamo. E allora, il giorno della donna, in dialetto, giorno della donna. Passò tempo, mano a mano, ne trovavamo, non dobbiamo. Un bacione della vita, della storia maledetta. Tante femmine non savaglio, senza un minimo speraglio, sempre chiuse in delle mura, tutte piene di sudore. E pavare a caro prezzo, sta giornata, 8 marzo. Fino ora se ne predica, chi gioca successo a America. Giorno 8 di sto mese, dalla fragola, di camisa. Il temore del palazzo, non sa cosa fa un bazzo. Ci blocca tutti i porti, i condanna, tutta morte. E terribile lo so sfogo, o palazzo, dona poco. C'è cucciaggi. Cufa voce, mentre squaglia con le luci, non c'è altra manessa, così è la fadessa, se fa così e poi usato, di più piano non si accava. Quando è una mangacciuzza, addassutta se non usa, resta solo dopo la cussa, nel gran macchia, tutta russa. In da fabbrica, d'inverno, mano mani quattro stelle, tanto corpo mesolato, col profeto da bruciato, e da morta uno a uno, non si sa più cos'uno. Sono solo un pugno d'ossa, da sabbare dalla fossa, una croce mi sa come, senza scritta, l'uso a nome. Sarà bene, senza termine, a reggeria delle fibre, per cercarci i dritti, offrire tutte fritte. Ora ordi il macello, ora resta ramuscello, rappresenta la realtà, la giustizia, la libertà. Ogni femmina orgogliosa, oltre un ramo, da famosa, in tuo cuore ogni donna, c'è la preghiera, pa Madonna! C'è Carmela Tuccari, che come non è qui presente abbiamo Francesco Gennaro, certo, che è anche un artista, uno scultore raffinato, un amico, una pietra lavica come la prende lui in marmo, e reciterà una poesia di Carmela Tuccari, che dicevo, continua a dire, era fatto il compleanno e non si trova neppure qui alla Casa Sant'Antonio, però ci ha pensato ugualmente. Vuoi che te lo tengo io, poi faccio leggere, no? Sono solo autonomo. Torniamo all'argomento migrazione. Si intitola di Carmela Tuccari. La scoccia dell'acqua. Scende da sopra la sita, del muccatore de mare, garbo d'ombra, perdiamo lo scuro. La giuscia di ciatone delle serie angasciate, che s'andolia di freddo, mentre una scorcia dell'acqua. Una garrattata d'occhi, scandalizzata in da nottata, fredde che scattivano sopra mangumi e speranza, spugnano tempo lo desiderio, a cercare di pesce, a debrai sconosciuti, deriva in sallazzata di pavore. E la luna s'ammuccia, frontosa a tagliare la raggia del mare, non solo un bagliazzato, questa moglie luciato e le speranze in sala nuda per cumigliare a giorno un campo santo senza croce. Grazie carissimo Tuccari, grazie carissimi complimenti. Continuiamo la nostra carrellata dei quadri.
e prego ad Antonio di fermarci in un altro quadro in ordine, ecco, partendo da dove eravamo arrivati. Come si dice? Van Gogh diceva: no, sogno di dipingere e dipingo il mio sogno. Quindi a volte no, nella pittura c'è anche un messaggio che si vuole comunicare. Allora, questa è una rielaborazione fotografica. Abbiamo l'artista che è presente. Ah, il cartellino artistico, prego. Quindi, come vedete, cambiano anche le generazioni e cambiano anche gli stilemi e le modalità, e questo, no, è anche un segno dei tempi. Allora, carissimo, che cosa hai voluto diciamo simboleggiare? Salve a tutti. Allora, questa qui è l'anteprima di una collezione fotografica che prende il nome di Prigione dell'Io. Ho voluto simbolizzare la parte dell'integrazione anche in un modo diverso, perché non sempre sono gli altri che ci impediscono di integrarci con il mondo, ma bensì prima dobbiamo riuscire ad integrarci con noi stessi. Quindi questo qui, ho voluto rappresentare questo. E perché la tecnica della fotografia? Allora, a me piace molto la fotografia. Diciamo che di quest'arte voglio fare anche un lavoro, perché mi appassiona molto. Appunto, è un'altra forma d'arte che però viene, diciamo, un po' sottovalutata. Come la pittura, anche la fotografia merita altrettanto valore. Grazie, bravo, complimenti. Andiamo avanti, altra immagine. L'artista che ha realizzato quest'opera. Artistico, ma non c'è qui. Andiamo avanti. Questo invece c'è l'artista, dove? L'artista che è qui presente, prego. Prego. Vediamo anche dei volti che negli anni, insomma, ci seguiamo, no? Con le varie realizzazioni. Salve, buonasera. Castorita. Girati verso la telecamera. Allora, niente, io ho voluto rappresentare la donna indiana in un momento importante della vita, il matrimonio. I colori, le spezie, i profumi sono racchiusi tutti nel suo assorto. Come mai ha messo in evidenza solamente con questo vassoio il gesto? La gestualità e lo sfondo è uno sfondo indefinito, perché in effetti non c'è una collocazione geografica di un evento del genere. No, è proprio per rappresentare il momento del matrimonio, quelli sono le spezie, i profumi, i fiori che si utilizzano durante il matrimonio, solo questo. Grazie, complimenti. Un attimo, ci sono altre due opere della stessa artista, sì, rimettiamo avanti. Questa con le mani, questa. Dove naturalmente, ecco, il senso di questo ricordo che si accompagna nel tatuaggio, e rappresenta la sensualità della comunicazione. Altra opera che sempre ha presentato, e poi praticamente, ecco, questo volto che un po' questo esotismo. Rappresenta più che altro l'abito, io ho voluto sottolineare con il colore rosso. Grazie. Grazie. Andiamo avanti, un'altra artista. Qui è l'artista Sara Speranza. Sara Speranza. Dalla Speranza che è Sara Speranza. Fermati lì, parlavo da lì, ti do il microfono. L'artista Sara Speranza. Allora, io volevo rappresentare una bambina che già è sulla pista per fare le sue sfilate. Proprio è il viso di una bimba programmata ormai nel futuro. Quindi praticamente, insomma, come il tema, ecco, dal punto di vista dalla crescita alla scelta, poi no, a volte il divario non esiste, ma si è proiettati sin da subito. Grazie ancora. Altra che Sara Speranza insieme all'altra, dove con Maria praticamente faranno quest'estate, quando noi andremo avanti, già c'è il programma di portare una sfilata di moda dove parlerà la donna dagli anni 50, l'integrazione della moda, come cambia nei tempi, per cui sarà una sorpresa che troveremo poi in estate. Chi ha realizzato quest'opera? Quest'opera non c'è, si chiama Alfio Longo. E il momento che sta lavorando stasera è libera. Andiamo avanti. Questa invece dov'è? No. Eccola qui. Ecco qui l'artista. Ti porgiamo il microfono, scusa, sei un momento, però. Ecco qui. Ecco qua. Dove?
Battiato Maria. Maria Battiato. Allora, quest'opera insomma presenta due mondi, uno superiore e uno inferiore. Questa luce. Benissimo, è la fede, diciamo, del mondo. E quindi ha un valore universale, perché questa luce, certo, si identifica, certo, sempre. Appartiene a tutti. Come mai il volto che in basso è più definito, si vede l'occhio, eccetera, quello più in alto è indefinito? Sì, perché quella è, diciamo, la donna, l'innocenza. Magari questo quadro non sarà adatto proprio per la donna specifica, ma dietro abbiamo questa figura senza volto, perché può essere, diciamo, che dietro può essere il bene o il male. Grazie. Nanano Giudice, poetessa calabrese. Buonasera a tutti. Sempre sul tema dell'emigrazione. Figlio lontano, figlio bello, bello assai, io te mando lontano via. Cerca tu a fortuna tua, perché in questa terra amara e sicca ti schiavizza una guerra feroce. Frisi, pulito, pulito assai, scappa più lontano che poi, perché il fucile è pesante assai e spara puro se tu non vuoi. Figlio amoroso, amoroso assai, un pugni sordi a tua vita vali, chiama sopra la barca e non te mutare, se no pur io mai ammarcare. Figlio lontano, lontano assai, quando arrivi scrivi due parole, già scrivere non sai, che io non saccio leggere. Allora, se mi va a venire, a luna mente da guardare, io sogno a luna, e se sento profumi misciuri, io ti mando con mille premuri. Figlio amato, amato assai, una preghiera spediscimi sopra il vento, io ascolto e ti faccio contento. Guarda gli stigli, io sogno una stiglia, una pellegrina, che sempre ti segui, ma tu vai, vai, figlio, figlio lontano, lontano assai. Grazie, grazie a Maria Giudice. Continuiamo con le immagini di questa, le muse della terra delle Adi, continuiamo con i quadri, Antonio. Questo è sempre del liceo artistico. Sempre del liceo artistico, andiamo avanti. Questa invece è Pinuccia lì, che non voleva venire, ma io la chiamo. Là. Ecco qua, io ho visto che c'è Pinuccia lì, prego. Mi ha detto non mi chiamare, no, infatti non la chiamo là. Anche perché, prego. Sto mandando la mia sozia. Scusi, ma sono Pinuccia un po'. Allora, ha messo un elemento della, no, che indica poi il movimento, no? Sì, perché non avendo proprio un tema adatto tra i miei già fatti, ho pensato che questo fa pensare quando eravamo noi che ci muovevamo col treno. Il treno, ecco, come mezzo di locomozione del passato, ecco questa locomotiva che ha rappresentato una vera e propria integrazione, perché in effetti questo sindaco che ci muovevamo, perché prima ci siamo integrati noi italiani, eravamo noi, oggi ci muoviamo comunque, però a me i nostri giovani purtroppo si muovono comunque con altri mezzi, però io volevo indicare la cosa positiva è che questa locomotiva non è una locomotiva che avrebbe potuto farla in orizzontale, no, che passa, ma è una locomotiva che viene incontro a noi, quindi guardiamola nel senso positivo, no, a questa linea di continuità tra la finzione illusoria della pittura e noi che siamo platea. Grazie a Pinuccia lì. Andiamo a vedere l'altra opera, che è presente. C'è Alessi, ma non c'è la pittrice. Andiamo avanti. Questa non lo so se ci sia, c'è, no, credo che non ci sia neppure Alessi. Andiamo avanti. Ecco qua. Sì, qui c'è, e dov'è? Dov'è l'artista? Pina. Prego, prego.
l'artista di prima, perché noi, prego, se si avvicina, signora, grazie, torniamo indietro. Ah, c'era, ecco, ecco qua. Benissimo, si parla sempre di questo movimento, anche lei. Tanto il suo nome e cognome. Allora, questo sul vetro, è una lettura sul vetro, che a me piace tanto lavorare sul vetro, e quindi rappresenta un'alba con gli uccelli che vanno e vengono, quindi migrazione e migrazione, e poi si vede una figura femminile qui proprio al centro in basso, una figura femminile che cerca di prendere un po', diciamo. In effetti la sua migrazione è una migrazione impalpabile, perché? Perché può rappresenta pure, può rappresentare pure la famiglia, questi uccelli, questi figli che vanno e vengono, e poi c'è sempre la figura materna, come si vede da questo profilo. Allora, se voi notate, il profilo è proprio questo volto che sale un po', si allarga nell'aria, nell'atmosfera, lo vedete in trasparenza, è talmente impalpabile che si vede questo corpo, questa sagoma che si perde nell'aria, quindi ha questa sua eleganza, insomma, di linea. Complimenti e grazie.